Qualcuno di voi se lo ricorda il video in cui vi ho mostrato questo sfondo? È molto probabile di no, quel video non se l'è cagato nessuno. Non ve ne faccio certo una colpa, tranquilli. Anche perché questi adesivi li avevo comprati su Wish, non su AliExpress. Ebbene, proprio come da titolo, ho acquistato, non sto scherzando, le prove sono qui tangibili, 1500 adesivi su AliExpress. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of AliExpress. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Allora, come vi ho detto poco fa, ho acquistato la bellezza di 1500 adesivi. Voi ora vi chiederete: che diavolo te ne fai di 1500 adesivi? No, tranquilli, non li appoggiamo tutti qua, anche perché qui ormai lo sfondo è già bello che pieno. Anche se, come ho detto, questi li avevo comprati su Wish, non su AliExpress. Tranne due che sono, diciamo, aggiunti, questo qui di YouTube e questo qui dello Zodi 105, quelli sono venuti dopo. Ho acquistato ben 1500 adesivi di tanti e vari tipi. Molti sono di anime, molti anche del genere di internet, ma diciamo che, porca miseria, non riesco a smettere. Non riesco a smettere di acquistare adesivi, perché uno, sono belli, due, mi piace l'idea di poterli avere un po' dappertutto e averli appunto dappertutto di ogni tipo. Ad esempio questo appunto è un pacchetto misto, sono una cinquantina e anche più di adesivi misti, che sono un po' i rimasugli di questi qua di Wish, doppioni o comunque altri adesivi che nel tempo ho aggiunto qua dentro. E al suo interno appunto abbiamo roba mista, come potete vedere abbiamo adesivi di Naruto, tipo il simbolo della foglia me lo appoggio qua, abbiamo della street art, abbiamo un topolino che ci manda allegramente a fanculo, Breaking Bad e tante altre cose varie. Che tra l'altro uno di quelli di Naruto è bellissimo, perché è Naruto però vestito in formato di Jiraiya. Questo qui è bellissimo. O roba più semplice tipo lo Sharingan. E questo appunto, come vi dicevo, è uno misto. Ora passiamo a quelli più specifici, tipo questo di Pushin. Anche questo una cinquantina di adesivi con uno dei gatti di internet più famosi di sempre. Guardalo qui in formato Harry Potter. Questo qua è in formato Diva, oppure Pushin Adventure Time. Veramente, questi qua di Pushin sono tutti meravigliosi. E piccola sorpresa per chi non lo sapesse: lo sapevate che Pushin è femmina? Molti pensano che Pushin sia un maschio. Poi molti altri l'ho presi più per la mia ragazza che per me nello specifico. Ad esempio questi qua. Questi sono tutti quanti di Demon Slayer, serie di cui lei va veramente pazza. Va che bellina Nezuko, piccola e caruccetta lei. Poi abbiamo Kagegurui, un'altra serie di cui lei va pazza e devo stare attento perché ne ho vista una mezza nuda prima che mi censurino il video. Molto bellini anche questi. Questo sì, l'ho preso per lei ma lo condivido anche per me, Death Note. Molto belli anche questi, questo è stupendo. Il buono, il cattivo e lo Shinigami, bellissima. Che tra l'altro sto pacchetto di Death Note era più pieno di sticker di Ryuk di quelli di Light. Anche questo sempre per lei, con Tokyo Ghoul, molto carini e devo dire anche molto colorati. Ed infine l'ultimo per lei, di cui questo è uno dei pochi da 100, visto che costava di meno comprarne 100 che di meno, Attack on Titan, di cui questo qui l'ho messo in fondo apposta, non è un semplice sticker, questo qua è il formato sticker di quei cuscini con sopra l'immagine di vari anime, in questo caso Mikasa. Poi abbiamo alcune parodie con su i personaggi della Marvel in Attack on Titan, Sailor Moon in Attack on Titan e Game of Thrones in Attack on Titan. Poi per me nella scatola rimane Genji's Impact. Questi li ho presi nel momento in cui ancora ci giocavo, adesso un po' ho smesso, ma devo dire che comunque sono tutti molto belli, cioè Genji's Impact comunque a livello di personaggi mi piace un sacco, è veramente fatto bene sotto quel punto di vista. Però di questo sono un attimo triste, ma dopo vi spiegherò il perché. Code Geass, altro anime che a me è piaciuto veramente tanto. Questo è un filino più grande dello Sharingan, effettivamente. E anche questo molto bello, con i vari personaggi, gli stemmi,
varie, non lo so, posizioni dei personaggi, molto bello. Questo è uno dei pochi sticker che ho preso di una serie TV e in effetti dovrei prenderne altri, ovvero ho preso Sherlock. Però in questo pacchetto c'era un intruso. Questo appunto è il pacchetto di Sherlock, la serie. Ma dentro il pacchetto di Sherlock, la serie, c'era un adesivo di Sherlock, il film. Quello non con Cumberbatch, ma con Downey Jr. Tu sei un intruso, mi dispiace dirtelo. Sei sempre Sherlock, ma non quello Sherlock. Passando da serie TV a film, Ritorno al futuro. Questo non potevo non comprarlo. Anche se devo dire, ci sono un sacco di adesivi della DeLorean e di Marty, ma pochissimi di Doc Brown. Cioè, tipo, c'è questo qua dell'orologio, che per carità, iconico anche lì, ma tipo... Questo è uno dei pochi adesivi con Doc Brown e è stilizzatissimo. Sono molto triste, è caduto anche il titolo. Però fra questi c'è anche gli adesivi con le varie locandine del film. Questo è una cosa che apprezzo tantissimo, per dire. Altro anime che mi era piaciuto molto, però solo la prima serie, Sword Art Online. Non per togliere qualcosa alle altre stagioni, però la prima parte della prima serie era secondo me la migliore, Sao proprio l'originale. Poi questo diciamo che è stato un piccolo tocco di classe, anche per fare il meme proprio, ho comprato un bel po' di adesivi di Undertale. Questo è bellissimo, questo qua è bellissimo con tutti i personaggi piccolissimi, il fantasmino che si ascolta la sua musica, i vari Sans dei vari universi, You are filled with determination. Ed ecco qua il nostro cuore. Anche se all'interno ho trovato uno sticker che sì, è carino, ma non c'entra nulla e tra l'altro è tagliato male. Uno sticker con un Game Boy, che non so se notate appunto è tagliato male, cioè probabilmente c'era un'altra forma qua sopra, ma l'adesivo era quello sbagliato. Però è un peccato buttarlo. Te, qua che non c'è nulla. Qui starei benissimo. Va che bello che è ora. Poi parlando sempre di meme, ma soprattutto parlando sempre di gattini, un pacchetto con 50 adesivi con gatti meme, però disegnati, non fotografie stampate. Sono proprio ridisegnati, va che bello. Tipo il meme del gatto col coltello, il meme del gatto che fa così con le zampine, il meme del gatto che balla e infine il gatto davanti al piatto di insalata. Questo non potevo non prenderlo, dai. Adesivi con gattini e meme. La triade perfetta, insomma. Ed infine, gli ultimi tre dentro la scatola sono tre pacchi di adesivi waifu e lewd. Questi non posso aprirveli perché è palese che poi mi censurino. Però questi sono 50, questi sono 50 e questi sono 100. Che tra l'altro all'interno c'ho anche altri piccoli adesivi distaccati da questi qua che vi ho fatto vedere. Ad esempio questi qua erano dentro il gioco per Nintendo DS di Guitar Hero. Questi sono adesivi di una vecchia discoteca in cui andavo io ai tempi. Questo è un adesivo di Twilight Sparkle. Questo è l'adesivo della Rode di quando mi hanno regalato il mio nuovo microfono. Questo è un adesivo dell'Auke che ho trovato nella scatola insieme alle mie cuffie. Ed infine un altro adesivo del compleanno dello Zodi 105. Questo me lo attaccherei qua. Ah, c'era anche nascosto l'adesivo della Apple. So che non si nota moltissimo, ma eccola qui la mela. Ma voi vi chiederete, ma tutti questi, anche 50 l'uno, comunque non fanno 1500, ma sono molti di meno. E io vi dico... Avete ragione, questi sono solo una parte dei 1500 adesivi che ho comprato fino ad ora. Questi sono quelli che stavano dentro questa scatola, come potete vedere è piena ora. Tutti gli altri sono qua dentro, che tra l'altro il primo che si è aperto è esattamente la delusione che vi stavo dicendo poco fa. Come potete vedere, questo è un altro pacchetto di Genji Impact e il 70-80% degli adesivi che sono qua dentro sono gli stessi che sono dentro la scatola. Perché, vi chiederete, ne hai comprato un altro? Perché dalla foto sembrava ce ne fossero altri molto diversi, invece appunto, come ho detto, molti di questi sono gli stessi che ci sono anche lì. Vaffanculo. Poi all'interno, questo devo coprirlo, High School DxD, anime che a me è piaciuto tantissimo. Molti lo denigrano perché è solo tette, tette, tette.
sì, è in gran parte anche tette, ma ha una storia molto carina, secondo me. Questo ho dovuto cambiarlo in corso d'opera perché già la prima foto non potevo farvela vedere. Per chi conosce l'anime saprà anche il perché. Dentro questo abbiamo invece... ah, Re Zero. Questo molto bello, l'anime a me è piaciuto tantissimo. Dentro questo abbiamo invece Kingdom Hearts. Beh, questo era palese che l'avrei preso, o almeno uno. Questo è un altro pacchetto da 100, ma uno di quelli belli. Due pacchi da 50 con dentro Harry Potter. Questo è un altro di quelli che ho regalato per la mia ragazza, ma che condivido con lei. Questo invece è un altro con su roba lewd e waifu. Sì, ne ho ordinati tanti di roba così. Appunto, questo molto bellino per me. Uno con dentro 50 adesivi di Evangelion, tra cui varie locandine e vari personaggi. Ce n'era un altro da 100 ed è esattamente questo. 100 adesivi con Doctor Who. Questo è uno dei pochi invece che ne ha 25 e era l'unico disponibile. Però sono 25 adesivi con le locandine di Fallout, dal primo al 4. Forse questo non aveva niente del 76. Sì, Fallout 1, Fallout New Vegas, Fallout 4, gli special di Fallout 4, la RNC ha bisogno di te, la New Coca-Cola, altro Fallout 4 e Fallout New Vegas, Fallout 3, altra New Coca-Cola, una foto del Deathclaw, Fallout 4 e questa... è bellissima perché non è una semplice locandina, no, è proprio la stampa della CD dell'Ultimate Edition di Fallout New Vegas, con anche sotto il voto. Alcuni tra l'altro avevano mezzo chilo di colla e cercare di aprirli era veramente difficilissimo. Ah, questo... allora, questo vi giuro, la prima cosa che ho pensato quando l'ho aperto ho detto: mi hanno sbagliato a mandare gli sticker. Cioè... voi vedete il primo sticker e vedete dei delfini e pensate: che cazzo di roba ti è arrivata? Vedi il delfino e dici: hanno sbagliato. Vai un po' più giù e inizi a capire. Ah sì, è il pacchetto Vaporwave che avevo ordinato. Cioè già questo ha più senso. O anche questo. Ma i delfini gioiosi che mi saltano nel mare, che cosa mi significano? Tiè, ti metto qua vicino al fiorellino. Fiorellino che tra l'altro si sta per staccare. Ed appunto, parlando di Vaporwave, questo è stata la più grande delusione fra tutti quelli che ho ordinato. Avevo ordinato questa roba qui. L'ho visto e ho detto: wow, sono molto belli. E poi ti arriva questo qua. Ti arriva sto cosino qui e dici: che diavolo è sta roba? Che cosa mi è arrivato? Ve lo faccio vedere io che cosa è arrivato. Sono arrivate esattamente quelle immagini, ma piccolissime, piccole, madonna, più grande il mio occhio fra un po', tiè. Che tra l'altro, la cosa terribile è che sono doppi, cioè in questo pacchetto, che non sono neanche 50, sono 46 per qualche motivo, non 50, 46, ci sono doppioni, cioè guardate, doppia anche questa... doppia questa. Ma la cosa peggiore è un'altra. Queste due soprattutto, come potete vedere, sì, sono abbastanza Vaporwave, sono carine. Ma se tu guardi in questa scrittina piccolina, questa qui, c'è scritto Photoshop 3D Effect. E se tu cerchi Horizon Photoshop 3D Effect, 3D Text, quello che è, trovi l'immagine originale di queste. Cioè, è pazzesco, non solo mi hanno scammato pensando fossero sticker normali, no, sono piccoli, rubati da internet a cazzo di cane. Alcuni originali sono bellini, almeno quello. Peccato la dimensione però. Infine sono rimasti gli ultimi due, di cui uno con dei bassotti. Questo è un regalo per Natale per mia sorella, che lei c'ha due bassotti che tra l'altro sono molto simili a questi due. Ed infine l'ultimo, che era totalmente per me, Persona 5. Di questo ne voglio comprare altri perché veramente Persona 5 mi è piaciuto moltissimo. E voglio veramente uno spazio dedicato solo a Persona 5. Tra l'altro questo è anche un crossover che esiste veramente, Persona 5 e Sword Art Online. Ma che belli che sono questi. E quindi arriviamo al motivo per cui ho comprato
1500 adesivi. E tra l'altro, altra parentesi, se vado un attimo a fare il conto di quelli che ho anche regalato, perché alcuni li ho anche regalati, tra cui uno di Initial D e uno di Naruto a due nostri amici, alla fine il conto arriva anche a 1600-1700. Però vabbè, quelli sono dettagli. Come potete vedere, appunto, questo sfondo è uno sfondo che, uno, sì, uso poco, ma che due, a me piace moltissimo. Soprattutto la sua realizzazione mi era piaciuta moltissimo. E al che ho pensato, quando avrò una casa e avrò il mio studio, vorrei avere un muro totalmente pieno di sticker, ma proprio boom, pieno, non neanche con questi spazietti, proprio pienissimo. Però una mia amica mi fa: sì, è una bella idea, ma tieni conto che se un giorno tu volessi ridipingere la stanza o non ti piacessero più quegli adesivi, ti dovresti metterli a staccare tutti quanti uno per uno. Quindi fai una cosa, prenditi, che ne so, un pannello di legno, lo colori dello stesso colore del muro e poi lo appoggi. Così se mai lo volessi spostare, lo volessi togliere, non ti piacciono più gli adesivi, almeno il muro ti rimane pulito. E chissà, magari fra un po' di tempo, quando quella casa, chissà dove, chissà quando, la compreremo, vi faremo vedere questo allestimento pieno di adesivi. Per adesso questo è solo un piccolo sogno che si spera si realizzi presto. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, anche voi comprate roba su AliExpress, anche voi avete comprato degli adesivi su AliExpress, tra l'altro parentesi nella parentesi, io voglio comprare altri adesivi, come ho detto, voglio comprarne un altro di Persona 5 come minimo un altro, e voglio comprarne altri tra cui Berserk, altri anime che mi sono piaciuti, Doki Doki. Doki Doki è quello più difficile da trovare perché se ne trovano veramente pochi e non sono tutti belli. Quello devo trovarne uno bello. Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Signori, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!